figlio Diego si trasformerà in uno gnomo. Ok. Gnomo? Figlio Diego? Aiuto, sono uno gnomo. Mamma Giulia, tu devi cercare di capire che non è Chiara, ma quella è una strega. È strega Chiara. Vabbè ragazzi, io stavolta non mi intrometto. E figlio Diego avrà il cappello. Ok, perfetto. No, non volare! Si è trasformato in pipistrello. Dove è sparito? Dove è finito? Cercatelo insieme. Pallino. Piccolo. Piccolo cagnolino. Cagnolino, cagnolino. Oh, oh, ho rotto. Ha rotto il mobile di papà. E ora come farà a aggiustarlo? Ma amici, mi ero dimenticata. Ho la mia bacchetta magica. Quindi potrò fare una magia e farla ritornare come prima. Quindi vediti, basi. No, quella di Cenerentola. Possiamo fare N-G-F-C. N-G-F-C. Ok. Amici, avete visto? L'ho aggiustato. Come ha fatto? È veramente una strega. Perciò dobbiamo trovare immediatamente quel cagnolino. Cagnolina? Cerchiamo nel divano. Cagnolina? Cagnolina? No amici da casa, qua non è passato il cagnolino, quindi andiamo a cercarlo dall'altra parte. Avviciniamoci. Oh, oh, amici, c'è qualcosa che non va per niente bene. Mamma Giulia, tu devi cercare di capire che non è Chiara, ma quella è una strega. È strega Chiara. Vabbè ragazzi, io stavolta non mi intrometto. Sto sentendo odore di cagnolino. Cagnolino? È inutile che fai la statua. No, te! Cosa sta facendo quella strega? Amici, ora che ci penso, è da un po' che non faccio le magie. Meno male che Pallino è scappato. Mi dovrò esercitare, fare delle prove. Quindi andiamo a cercare degli oggetti o delle persone da trasformare. Perché cerca Pallino? Non è che vuole fargli dare male. Sono passate 24 ore e sta andando sempre peggio. Mamma mia, non ci voleva proprio. Guardate che cosa sta facendo figlia Chiara. Cioè, strega figlia Chiara, guardate. Si vede che qua non sono proprio a casa mia, perché prima di tutto casa mia è molto più buia di questo posto. Eppure l'erba, come posso chiamarla, è tutta secca a casa mia. E qua invece è tutta bella verde e rigogliosa. Oh, mi è venuta un'idea. Vedete quel cagnolino? Guardate. Ok, perfetto. Mi è venuta un'idea. Mamma! 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 Mamma, ma oh, dov'è Chiara? Guarda dov'è. Eccola. Quel cagnolino mi serve per fare una cosa. Però mi serve la mia alleata. La mia alleata è a casa mia. Che ci vogliono un botto di ore per andare a casa mia. Quindi io non posso ritornare più dove abitavo prima. Quindi proverò a vedere se me la spediscono i miei amici pipistrelli. Ok, devo parlare col conte Dracula. Forse solo lui mi potrà dare una mano per far ritornare almeno Chiara. Conte Dracula! Madre Giulietta. Oh, madre Giulietta, ciao! Non so neanche come dirtelo, perché cos'è la cosa che odi di più al mondo? Le streghe, normale. Ecco, le streghe. E purtroppo Chiara, a causa di un mio incantesimo l'ho trasformata in strega, quindi non so come fare, ho bisogno del tuo aiuto. Chiara è strega? Sì, Chiara è strega, guarda un po'. Allora, dobbiamo cercare la mia bacchetta magica. Cosa? Sta ordinando che cosa? Sta ordinando una bacchetta magica e siamo fregati ora. Una bacchetta magica? Ma no, ma no, ma io
Oh, io sono allergico alle streghe. Cosa? Tu, Conte Dracula, non ti piacciono le streghe perché tu sei allergico alle streghe? Sì, hai capito bene, sono allergico alle streghe. E io non posso stare un minuto di più qua dentro. Scusa, ma me ne devo andare. Come sì. Devi andare? No. Io devo andare, sono allergico alle streghe. Te ne vai. Se n'è andato e io sono nei guai seri, anzi serissimi. Cercare un oggetto in cui possiamo fare delle magie, cioè delle prove. Allora, tu sei troppo grande, no? No? Questo cagnolino mi servirà. Allora, quanto pesa questo cane, anche se è finto? Ok, prendiamo la bacchetta. Allora, mi dispiace cagnolino, ti dovrai sacrificare. Allora, prima di tutto, questa bacchetta deve funzionale. Una scintilla, riproviamo. Ok, un'altra scintilla. Ok, perfetto. Secondo me possiamo iniziare. Allora, magica bulla. MGFC. Il cagnolino si trasforma in piccolino. Ok, la mia bacchetta funziona. Perfetto. Ragazzi, ecco voi la super sorpresa che potete preordinare su Amazon nel link in descrizione. Mi raccomando, fateci sapere che cosa ne pensate. E se lo preordinerete ora, avrete in regalo la fantastica cartolina autografata da noi. Quindi che cosa aspetti? Link in descrizione. Ma ora, mamma Giulia, avere il cagnolino grande e ora si ritroverà con il cagnolino piccolo. Quindi lo devo rifare, trasformare in grande. E ok, ci riprovo. MGFC, il cagnolino si trasformerà in grande. Uno, due, tre. Un sogno? No. Beh, dai, tanto non è così tanto piccolo confronto all'altro. Non se ne accorgerà, dai, su. Vabbè, ora devo cercare quel cagnolino. Pallino! Ok, no, ragazzi, fino a che non cominciava a muovere quella bacchetta, io non avevo così tanta paura di strega Chiara. E ora, e se mi trasforma in un ranocchio? E se mi trasforma in un pulcino? No. Mi dispiace, io devo nascondermi. Però, amici, non ne sono tanto sicura. Quindi faremo altre prove. Vorrei tanto che questi pipistrelli volassero. Quindi, MGFC, i pipistrelli voleranno. Oh, che fiata! Ok, basta. Perché se no si arrivano mamma di Giulia, figlio Diego, eccetera, mi scoprono, quindi MG, i pipistrelli non voleranno più! Ok, perfetto, però dovrei fare altre prove, perché io ora non ne sono ancora sicura. Possiamo fare la terza prova, l'ultima prova. Oh, mi è venuta un'idea! Aumentiamo la difficoltà. Allora, visto che dobbiamo trasformare il pallino in pipistrello, mi servirà un umano. Quindi, sento odore di umano però. Proviene da di là, venite. Speriamo che non mi becca. Umano? Eccoti, umano. Se non ti giri entro il mio tre, ti trasformerò in un gnomo. Ok, ora tu devi seguirmi, ok? Ok. Vieni. Oh, mi ha beccato. Vieni. Perfetto, ora tu ti devi mettere seduto qua. Ok. Quanti anni hai? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. M, G, F, C, E. Figlio Diego si trasformerà in uno gnomo.
Gnomo! È lo stesso colore della sua maglietta. Figlio Diego? Aiuto, sono un gnomo! Scusa, figlio Diego, ora ti trasformerai in un umano, ok? Però... Ah, mi hanno fatto male! Scusa, ha una condizione. Mi aiuterai a trasformare il pallino in pipistrello, ok? Cosa? Silenzio! Hai capito bene, mi darai una mano con pallino. Quindi accetti? Sì. Ok, allora possiamo iniziare? Sì. Non mi dico molto. MGFC e l'ognuno si trasformerà in figlio Diego. Ma sono tutta una femmina. Che cosa hai fatto? C'ho anche i capelli lunghi e sono tutto rosa. Per favore, Chiara. Anzi, prego Chiara, aiutami. Allora, prima di tutto mi tolgo un attimo il cappello. Magari i pensieri arrivano più forti. Allora, fatemi pensare. Ma quando ti trasformavo, pensavi a una femmina? Ma certo di no, strega Chiara. Aia, no, non mi hai fatto male. E così penso meglio. Mi gira la testa, mi gira la testa. Scusa. Allora, possiamo fare. Mi è venuta l'idea. MGFD e l'ognomo si trasformerà in figlio Diego. Ok. Meno male, strega Chiara, cosa avevi combinato? Mi stavi esercitando, ecco. Però, come avevano deciso il patto, che tu, proprio tu, marmocchio, mi aiuterai a trasformare il pallino in pipistrello. Quindi, andiamo a cercare il pallino. Alzati. Ok, cerchiamo il pallino. Però, se mi vuoi talmente aiutare, dovrai essere abbinato a me, capito? Quindi, ti trasformerò in uno streghetto. Anzi, in un mezzo streghetto. Se il cappello potrà passare, quindi. MGFG e figlio Diego avrà il cappello. Ok, perfetto. Vabbè, non ne parliamo. Vediamo i soprannomi. Cagnolino, ok? Come si chiama? Cagnolino. Perfettino. Andiamo. Andiamo di là a cercarlo. Io vado di là. No. Anzi, dimmi dov'è la cuccia di pallino. È qua. Ragazzi, va troppo a ridere così. Allora, piccolo guastafeste, marmocchio, tu rimani qua, ok? Io vado a prendere quel cagnolino pallino. Ok, rimango qua. Ecco, succederà un casino. Io me ne vado. C'è una vacanza, adesso ti aspetto. No, non volare! Si è trasformato in pipistrello. Un incubo è stato questo cane. La mamma si era bella tantissimo. Non pensavo. Chiara! Cercatemi insieme a noi. Diego è sparito, è stato rapito. Adesso cominciano i guai perché se non c'è l'ansia sale, non si ferma. Neve bianca, moto slitta. Iniziamo la ricerca con voi.